carissimi, decimo giorno della nostra preparazione alla consacrazione a Gesù per mezzo di Maria. Oggi siamo proprio ormai verso, ci stiamo dirigendo verso questa conclusione di questa prima parte. Abbiamo tre giorni, decimo, undicesimo e dodicesimo giorno, questi tre giorni in cui entriamo in un argomento molto forte che ci riguarda veramente in un modo così, anche direi, stridente per certi versi. Qui entriamo proprio nel cuore. Abbiamo visto ieri come il peccato sia proprio quella parte di noi che ci allontana da Dio, no? Quando sbagliamo, quando proprio cadiamo, l'offesa a Dio come ci allontana, è come il nemico, i diavoli, Satana, chi ovviamente il male vuole proprio tenerci lontano dalla nostra, come dire, eredità che è il regno di Dio. Perché è geloso, perché è invidioso, perché lui vuole farsi come Dio e vuole indurci in tentazione, no? Quindi abbiamo visto come il peccato che entra nella vita dell'uomo porta a una conseguenza. Se tu, come dire, acconsenti al peccato, entri nella morte. Ed è questo, infatti, un argomento molto importante che vedremo proprio in questi tre prossimi giorni, oggi, domani e dopodomani, che sono proprio l'ultimo, come dire, prima di entrare nella conoscenza vera di noi stessi, dove rivedremo delle cose ancora più approfonditamente. Quindi il peccato, quando entra nella nostra vita, ci conduce alla morte. Quando sentiamo questa parola morte, alcuni si irrigidiscono, hanno paura, e tanti hanno paura, ma è una cosa inevitabile, ok? Se c'è una cosa certa è che siamo qui e siamo tutti destinati a morire, ok? Questo corpo a un certo punto si troverà nella terra e torneremo a essere polvere. Allora, il Monfort dà una grandissima enfasi in questo cammino di spogliazione, di svuotamento di noi stessi, a ricordarci che morire è parte del nostro programma di vita. Allora, perché aspettare quando la morte deve arrivare così improvvisa? Noi non dobbiamo lasciarci cogliere alla sprovvista da questa sorella morte, come la chiamava infatti San Francesco, no? Perché sappiamo che viene, ma come ci troverà? Noi dobbiamo preoccuparci del fatto che ci siamo oggi. Non sappiamo di domani, non sappiamo neanche tra un secondo, perché veramente nessuno di noi sa quanto ha da vivere, ma sa che questa vita deve essere pienamente vissuta per Dio, qualunque sia la tua vocazione. Ok, quindi dice San Luigi, cerca di stringere un po' le briglie e mortificati, muori già in vita. Questo è un compito veramente speciale, morire in vita. Ok, quindi veramente vivere per Dio morendo a noi stessi. Questo sarà tutto il discorso di mortificazione, quindi morte e mortificazione, cioè fare morte in noi. In che modo? Per poter vivere. Allora, il peccato ci conduce a morire, ok? Perché ci allontana dalla vita che è Dio. Noi dobbiamo riconoscere il peccato per poter vivere, ok? Allora, però questo deve essere un compito di gioia, un compito che, come dire, avere lo sguardo sempre rivolto verso la meta, che è la salvezza, riconoscere ciò che siamo, poveri e peccatori, riconoscere come il peccato vuole entrare nella nostra vita e combatterlo. Ecco perché Maria è lo strumento che ci aiuta a fare tutto questo. Noi abbiamo bisogno di questa madre, ma che ci porta a Gesù. Ma noi dobbiamo anche capire come tutto questo succede. Quindi morte, la morte, affrontare proprio questo sconosciuto, no? Allora dire, non aspettate che sopraggiunga la vostra porta e poi non sapete in che modo vi troverà e magari dovete fare o dobbiamo fare un lunghissimo purgatorio, perché ce ne siamo fregati qui di fare una vita morale, una vita giusta, una vita bella, una vita nella verità.
cerchiamo di questo cammino proprio di svuotamento di se stessi vuol dire proprio morire a se stessi per lasciar vivere Dio in noi. Se noi dobbiamo spogliarci, svuotarci, non dobbiamo rimanere vuoti dove può entrare dentro di noi qualunque cosa. Noi ci svuotiamo per essere riempiti di Dio, ci svuotiamo per essere riempiti delle cose belle del cielo già qui sulla terra. Quindi dobbiamo prendere atto che c'è questo momento in cui sopraggiungerà. Allora sentiamo cosa dice il Monforte. Oggi siamo nel punto 81. Dice così: per svuotarci di noi stessi dobbiamo morire a noi stessi ogni giorno. Questa è proprio un'opera da fare quotidiana per essere trovati già morti, okay, nel Signore che ci dà la vita. Bisogna cioè rinunciare alle operazioni delle potenze della nostra anima e dei sensi del corpo, vedere come non si vedesse, servire, sentire come se non si sentisse, servirsi delle cose di questo mondo come se non ce ne servisse. È ciò che San Paolo chiama morire tutti i giorni. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane terra e non produce nessun frutto buono. Se non moriamo a noi stessi e le nostre devozioni più sante non ci conducono a questa morte necessaria e feconda, non produrremo nessun frutto valido. Le nostre devozioni ci saranno inutili. Tutte le nostre opere di giustizia saranno macchiate dell'amor proprio e della nostra volontà. E così Dio detesterà i più grandi sacrifici e le migliori azioni che potremo compiere alla nostra morte. E ci troveremo quindi con vuoti di virtù, vuoti di meriti, e non avremo neppure una scintilla del puro amore che non siamo, che non viene comunicato se non alle anime morte a se stesse e la cui vita è nascosta con Gesù Cristo in Dio. Questo punto 81 è fondamentale, ok? Questo morire a noi stessi, questa morte è una cosa quotidiana. Dobbiamo incominciare a entrare a vedere che cosa c'è di difficile che non vogliamo lasciare andare, no? E quindi noi siamo attaccati a quali cose siamo veramente attaccati in questa vita che ci impedisce veramente di morire per lasciar vivere Dio in noi. Ognuno di noi ha questi attaccamenti e li deve riconoscere, li deve proprio scoprire per potersi liberare da soli. Assolutamente no, con la potenza dello Spirito Santo naturalmente sì. E dov'è che la presenza dello Spirito Santo è fortissima? In Maria, con Maria, per Maria noi facciamo tutto lì dentro, con lei nel suo grembo, in quel grembo immacolato, puro, virginale, proprio seguendo quello che ha fatto Gesù. Infatti al punto 18, 81-18, ricordatevi questo, nel punto 18 dice così San Luigi: Dio Figlio è sceso nel suo grembo virginale come il nuovo Adamo nel suo paradiso terrestre per trovarvi le sue compiacenze e per operarvi di nascosto meraviglie di grazia. Allora, se noi vogliamo imparare a morire e a morire già da vivi, ok, per essere trovati veramente morti in Dio e vivi in Dio, ok, dobbiamo entrare come ha fatto Gesù nel grembo di Maria, ed è da lì che infatti l'ha chiamata la piena di grazia. E dice così: lui ha scelto proprio con libertà di vedersi imprigionato nel grembo di lei, ha dispiegato la sua forza nel lasciarsi portare da questa fanciulla, ha trovato la sua gloria e quella del Padre nel nascondere i suoi splendori e tutte le creature di quaggiù per rivelarli solo a Maria, ha esaltato la sua indipendenza e maestà nel dipendere da questa amabile Vergine. Ok, quindi Gesù ha deciso di prendere questa via, di nascondersi in quel grembo, di essere sottomesso in quel grembo, di lasciarsi proprio formare da quel grembo.
E così anche noi dobbiamo fare la stessa identica cosa. Allora leggete il punto 18, il punto 81 e anche il 121, che è molto molto importante perché ci spiega, vedete, ci spostiamo proprio da una parte all'altra del trattato. È inevitabile perché gli argomenti vanno un po', come dire, messi insieme. Il punto 121 ci dice così: allora, questa devozione, perché la vera devozione a Maria è quella che ha fatto Gesù e che noi dobbiamo proprio riproporci, dice, consiste nel darsi interamente alla Santissima Vergine per essere per mezzo suo totalmente di Gesù. A lei bisogna donare il nostro corpo con tutti i suoi sensi, le sue membra, la nostra anima con tutte le sue facoltà, i nostri beni esteriori chiamati di fortuna, presenti e futuri, i nostri beni interiori e spirituali che sono i meriti, le virtù, le buone opere passate, presenti e future, in poche parole tutto ciò che abbiamo nell'ordine della natura e nell'ordine della grazia e tutto ciò che potremo avere in futuro nell'ordine della natura, della grazia e della gloria. E questo senza alcuna riserva, neppure di uno spicciolo, di un capello e della più piccola buona azione per tutta l'eternità, senza pretendere né sperare altra ricompensa per la nostra offerta e il nostro servizio, se non l'onore di appartenere a Gesù Cristo per mezzo di lei e in lei, anche se questa amabile signora non fosse come sempre la più generosa e la più riconoscente delle creature. Capite che bello? Cioè, noi ci doniamo totalmente in Maria. Allora, morire a noi stessi vuol dire proprio questo: smettere di dipendere da noi, ok, che continuiamo a sbagliare, continuiamo a cadere, continuiamo veramente a scegliere le cose sbagliate, dire basta, da oggi voglio fare questo cambiamento. Questa è la vera devozione a Gesù per mezzo di Maria, e mettersi in quel grembo e lasciarsi fare da questa Vergine meravigliosa. Così come Gesù si è nascosto in lei, anche noi oggi vogliamo imparare a fare questo atto d'amore, questa morte di noi stessi, imparare proprio la vera morte, che è quella di morire a noi stessi, mettendo tutto in lei, offrendo tutto a lei, perché sarà lei che ci offrirà tutto quanto a Gesù. Quindi tutto quello che noi siamo, quello che pensiamo, quello che sentiamo, quello che viviamo, quello che è tutto, lei lo prende e lo offre al Signore. Quindi noi ci fidiamo di Maria, così come Dio si è fidato di lei, che l'ha fatta piena di grazia, noi ci fidiamo di lei mettendoci in lei. Ok, quindi imparare la mortificazione di noi stessi. Ok, quindi quando tu ti metti in questa padrona, perché questo cammino di perfetta consacrazione è un cammino di schiavitù, e ne parleremo nei prossimi giorni, la schiavitù. Cos'è questa schiavitù? Noi siamo liberi, siamo nati per essere liberi, è vero, e nella nostra libertà che noi scegliamo di essere schiavi di Maria, ok, per arrivare a Gesù. Quindi ci facciamo schiavi di Gesù per Maria, ovvero schiavi di Maria per arrivare a Gesù. E questa schiavitù è necessaria. E come dire, io ho il libero arbitrio, liberamente scelgo di essere totalmente di Gesù per mezzo di Maria, perché so che al momento in cui la morte sopraggiungerà, mi troverà già vivo, perché sarò tutta già di Gesù e di Maria. E questo è un lavoro che dobbiamo fare quotidianamente, quotidianamente, quotidianamente. Allora, oggi in questa giornata, anche io adesso stiamo per andare di nuovo davanti a Gesù a fare il nostro rosario, a chiamare lo Spirito Santo, a fare le preghiere quotidiane, in questa giornata, in questo giorno di preparazione, incominciamo a dire veramente: Signore, aiutami per mezzo di Maria a morire a me stesso, fammi capire che cos'è questa morte che devo attuare nella mia vita. Cosa vuol dire veramente attuare questa morte per morire già in vita? Finché io sono trovato, al momento in cui sopraggiungerà la morte fisica, sarò trovato già vivo, perché vivo totalmente di Gesù attraverso di Maria.
E allora, carissimi, riconoscendo come il peccato cercherà di distoglierti da questo proposito, ed ecco che noi ci precipitiamo sempre dal confessore per essere sempre purificati, ed è un nuovo inizio. E ogni giorno abbiamo questa bellissima opportunità di dire: questo è un buon giorno per iniziare di nuovo tutto e bene da capo. E con Maria questo è possibile, ed è la via più sicura, più bella, più tenera, più dolce, più amorevole, perché lei ci ama, lei ama Dio e ama noi, che le siamo stati affidati ai piedi della croce. Quindi noi che abbiamo questo desiderio, lei saprà fare veramente delle grazie, cioè ci renderà partecipi del suo essere piena di grazia. E allora incominciamo a entrare in questa morte, in questa mortificazione di noi stessi, ma con uno spirito allegro, con questa speranza, con questa gioia, con questo desiderio di essere proprio quelle persone create da Dio per amore, con amore nell'amore, con un destino che tutto ci parla già di eternità. Allora mettiamoci adesso ai piedi di Gesù Eucaristia, pieni di tutto questo, nascondendoci in Maria, accogliamo Gesù.